Ciao amici come state? Spero tutto bene. Oggi ritorniamo nella serie di Ice Cream, ma oggi siamo qua con un fangame veramente molto particolare. Ebbene sì, all'interno di questo fangame vediamo come si sarebbe sviluppata la serie di Ice Cream se nel finale di Ice Cream 4 Rod non avesse raggiunto la sala di controllo con tutti quanti i bambini che sono stati liberati. Quindi di conseguenza Liz, Charlie e Mike non sarebbero scappati col tunnel. Quindi proviamo insieme questo gioco, ma prima di partire lasciateci sotto tantissimi like, iscrivetevi al canale con la campanella attiva. E ci a ringraziare Alex06Tube per aver fatto l'abbonamento al canale! Ti ringrazio vero tanto per il grande supporto! Ma adesso direi di partire! Cominciamo e tocchiamo subito play! Si va in partita! Ok, filmato iniziale! Qui praticamente i bambini sono stati liberati dalle gabbie! E infatti Jay ha deciso di raggiungerli! Eccoli qua! Ma che roba! Ok, Jay che gli sta dicendo seguitemi! Va bene, abbiamo 50 secondi di tempo perché qua in questo, diciamo, mondo alternativo Rod non ha raggiunto la stanza delle gabbie Quindi di conseguenza i bambini sono liberi e non hanno preso il tunnel per scapparsene Ma quindi noi abbiamo il tempo per riorganizzarci, per fare un qualcosa, non so che cosa Ma va bene, andiamo qua, dobbiamo raggiungere la sala di controllo E siamo arrivati in tempo Dopo voglio vedere che cosa succede se non raggiungo la sala di controllo entro i 50 secondi Forse c'è qualche game over, c'è un qualcosa. Ecco qua dalle telecamere hanno visto però che Rod ha chiuso il cancello. Ma non c'era il cancello. Cioè negli altri screen non c'era mai stato. Vabbè, ma qui siamo in un mondo alternativo. Quindi forse in questo mondo Rod ha deciso di metterle. Vabbè, intanto qua che stanno parlando, purtroppo, ecco, non è tradotto in italiano, questi caratteri sono troppo piccoli, quindi faccio pure una fatica a leggerli, io ve li metto qua su schermo, se poi riuscite a tradurli voi, se riuscite a leggerli, eh, boh, dai. Innanzitutto però, Mike, da quel che ho capito, mi sta chiedendo che ha bisogno di alcuni oggetti per poter scappare, per poter aprire quel cancello, infatti guardate qua, cacciavite, cavi, taschiera, una wrench e poi una Torch. Vabbè, il French sarebbe la chiave inglese, la Blue Torch e la fiamma ossidrica. Vabbè, e quindi niente, dobbiamo trovare questi 5 oggetti e mettiamoci qua in cammino alla ricerca. Guardate come muove la bocca Mike, sembra presente una cosa fatta di gomma. Ok, ed eccoci qua, le voci dei personaggi tra l'altro sono pure le stesse voci originali proprio del mondo di Scream che sono state ricreate con l'intelligenza artificiale. Ok, allora io spero che Rod non sia da queste parti. <ride> Quindi facciamo molta attenzione, vediamo se riusciamo a trovare gli oggetti che ci servono. Qui in bagno c'è qualcosa, qui in bagno il gabinetto, si può alzare quella tavola. No, niente, non si può fare. Vabbè, qui in un bagno, vabbè, cosa ci può essere? Sicuramente <ride> non gli oggetti che ci servono, qui dietro sta porta c'è qualcosa. Ah, però guardate, possiamo saltare. C'è il salto all'interno di questo fangame. Ma che roba. Ok, vediamo di qua, va. Si può aprire l'armadio? No, non si può fare, da questo lato c'è qualcosa, qui dentro, eh, sul tavolo, niente di niente, sopra questi scaffali, ah però oh, abbiamo trovato il primo oggetto, la chiave inglese! Ah, così si prende di colpo, cioè non c'è neanche un pulsante per interagire. Vabbè, ma meglio così, eh? Meglio così, così è più facile. Ma intanto facciamo attenzione perché io non so se Rod è qui nei paraggi oppure no. Se l'hanno aggiunto in questo fangame oppure c'è soltanto così in senso figurativo. Ah, abbiamo trovato pure la tastiera. A posto, perfetto. Qui intorno c'è qualcosa. Niente di niente. Di qua vediamo se troviamo qualche oggetto utile. i tavole. Io provo a camminare perché, magari, se c'è qualche oggetto che ci serve, ci dà il segnale di interazione. Ok, aspettate, sì, ho trovato qualcosa. Questi sono i cavi. Abbiamo trovato pure il cavo. A posto, siamo già a tre oggetti. Però ce ne mancano ancora due. Non so dove si possono trovare. Ah, oh, forse questo? Può essere? Prendi qua, vai! Ci manca soltanto più l'ultima parte. Qui dentro si può entrare. Che, che è successo qua? Ma, ma hanno messo tutto in disordine. Sono stati i mini-Rod secondo me. I mini-Rod sono impazziti e hanno messo tutto in disordine. Ma a proposito, dove stanno i mini-Rod? Io non ne vedo neanche uno. Vabbè, ma meglio così, meglio così. Fino a quando non trovo questi mini-Rod, mi sento più che felice. Ok, andiamo a vedere nella camera di controllo. Ah, che, che sta succedendo? Non lo so. Un filmato. Eh, ci saranno pure i filmati in questo fan game. Meglio così. Ma quello è Rod! Guardate, sì. Questo è quando Rod ha aperto la porta all'inizio di Ice Cream 5. Vi ricordate no, che il filmato, cioè che proprio Ice Cream 5 comincia con Rod che apre la porta tutto quanto arrabbiato, no? E questo qua è proprio il momento. Quindi Rod ha aperto la porta di qua. <ride> e nel mondo alternativo lui è pure arrabbiato. Si arrabbia perché giustamente sono tutti scappati comunque io mi chiedo come mai un rod così agguerrito nei capitoli 4 e 5 sia poi diventato un rod molto triste, questo ancora devo un po' capire no? c'è proprio la logica psicologica di questo personaggio ci sono i tubi che sono aperti ma non succede niente se c'entro dentro quindi è meglio lasciar perdere, ma anche la camera di estrazione è aperta <ride> e tanto non ci posso entrare, ah qui c'è il famoso olio, perché all'inizio doveva esserci l'olio, che poi l'hanno rimosso però intanto nei fangame compare di tanto in tanto ok però in tutto ciò dove si trova l'ultimo oggetto che ci serve me ne manca soltanto più uno dove lo trovo cioè sto girando ho fatto il giro di tutto quanto il posto e non l'ho trovato vabbè cerchiamo fino a quando non lo trovo 2000 years later. dopo tante ricerche mi sono chiesto ma non è che magari è qui dentro perché ho cercato in tutto ma non ho visto di qua Forse sarà di qua l'ultimo oggetto che ci serve. Qui ce l'avete voi, amichetti. Avete voi l'ultimo oggetto? Ah, eh, sì, ecco, l'ho trovato, eccolo qua. <ride> Ma dai, il cacciavite. So, però, prendi. Ma... Oh. Oh, eh, non lo prendeva. Ci cioè, mancava soltanto il gioco buggato dopo le ore, no? Per trovare tutti quanti gli oggetti. E mo che devo fare? Mike? <ride> Dovevo uscire? Ehi hey Mike. Hey Mike. Here, so ecco qua. Abbiamo trovato gli oggetti! E adesso finalmente possiamo prepararci alla fuga! Ma che faccia sta facendo Mike? Sembra che la faccia è sciolta quando parla. <ride> ok! Sì, l'ultimo oggetto veramente per trovarlo. Ci hanno messo le ore. Su Mike, non essere così triste. Mettiti al lavoro, che dovevo scappare. Però non bastava soltanto scavalcare un cancello, no eh? E ora che sta succedendo? Perché è così triste, Jay? Sì, vai, ce l'abbiamo fatta. Ma in tutto ciò Rod non, non si è accorto di nulla. <ride> Ma che roba! Si è aperto il cancello e quindi possiamo scapparcene via. Let's go! A piedi. <ride> quindi buona camminata, cari amichetti. Forse era meglio aspettare ad arrivare ad Ice Cream 8, così almeno oltre a scappare mi sareste liberati anche dei vari nemici, no? Vabbè, lasciamo perdere, non facciamoci domande, dobbiamo scappare via. Solo che io ho visto Rod entrare di qua, quindi mi sa che adesso ce lo becchiamo. Venite qua, venite qua, che adesso... Vai, ce ne andiamo via! Mega finale epico di questo finale alternativo! No, cosa? <ride> Ma Rod, ti è rimasto sorpreso? E <ride> se ne scappano via Verso la libertà. Cos'è? Una macchina? Che è successo? Alla ah, polizia! <ride> è arrivata la polizia. No, E eh, niente. È Rod che dice: Non mi farò mai arrestare. Ho tante altre cose da fare. Vabbè, e cosa deve fare intanto? Dove sta andando? Che. Vabbè, vediamo questo filmato, vediamo come finisce, vabbè, e chi se lo sarebbe mai aspettato, no, guardate qua, stiamo giocando come Rod, siamo diventati il gelataio cattivo, ma che roba, e che devo fare qua, usare le telecamere, però, scusate, ma, ma scivola Rod, io cammino di qua, mi fermo e continuo scivolare scusa Rod ma che scarpe hai ma con cosa stai camminando sembra che di camminare tipo sul um, come si chiama già sulla pista di pattinaggio vabbè andiamo di qua vediamo cosa dobbiamo fare no aspettato appena letto la descrizione di qua per evitare l'arresto dobbiamo eliminare cioè Rod si deve auto eliminare no Rod non farlo ma, ma scusa e, e si è buttato, ma ah, tanto non serve a niente perché qui all'interno di questo mondo alternativo non c'è stato un ice cream 6. Quindi, di conseguenza, il gelato che c'è lì sotto non è contaminato. Quindi, se Rod si tuffa, si fa soltanto un bagno, ma non viene pietrificato. E niente, caro Rod, l'arresto in questo mondo alternativo non te lo puoi evitare. Va bene dai, io direi che possiamo venire quel video, fatemi sapere qui nei commenti cosa ne pensate Spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto una cosa spolliciate, che dite, iscrivetevi al canale con la campanella attiva E ci vediamo al prossimo video, come sempre, vi con il buona giornata, sera, ciao a tutti e buon panino a tutti